usata per alzare la bandiera giacobina nel momento in cui le comunità recuperavano la loro libertà rispetto all'occupazione straniera. Il nostro albero è modesto, però ci sono tanti valori dietro. Il Tavo ne ha narrati sovente nei suoi scritti. Inviterei qui Giuseppe, se volete avvicinarvi così si sente meglio, e poi possiamo anche raccoglierci meglio per le due canzoni che abbiamo in programma. Ogni anno a questa manifestazione invitiamo chi ha conosciuto il Tavo. Negli anni passati sono passate diverse figure, quest'anno abbiamo affidato il compito a Giuseppe, che ha passato diversi anni insieme nella militanza politica, oltre a essere un collega di lavoro. Quest'anno è un anno particolare perché cade il decimo anno della morte del Tavo. Piero vi spiegherà la manifestazione che è in programma proprio a dicembre, quando ricorrono i 10 anni. Purtroppo quando ricordiamo Tavo ricordiamo le sue battaglie, e non tutte hanno avuto un esito felice. Quest'anno è da annoverare purtroppo l'esposizione al Museo di Biella dei reperti precolombiani, che è stata una sua grande battaglia, che si può dire persa, non il valore della battaglia in sé, ma il risultato purtroppo è stato quello che quell'invito a riconoscere altro significato quei reperti con la restituzione non è avvenuto e la città di Biella li ha esposti, quindi dando valore più a chi li aveva raccolti, rubati, collezionati rispetto al rispetto dei popoli andini. Al di là di questo, noi siamo sempre contenti di ricordare il Tavo perché rimane una figura significativa per tutti noi che a sinistra intendiamo le battaglie libertarie in un certo modo. Passo la parola a Giuseppe. Sì, come diceva Daniele, ho trascorso lunghi anni come compagno di strada di Tavo. L'ho conosciuto per la prima volta una sera d'estate del 75 insieme a Giuliano Mosca. Eravamo nella sede del PSI a Biella, partito al quale tutti e due appartenevamo. Abbiamo condiviso una decina d'anni di percorso politico e amministrativo, io nel comune di Cossato e Tavo nel comune di Biella, fino a che nell'85 la deriva craxiana ci ha portato entrambi a fare una scelta diversa, e in quegli anni nasceva il movimento dei Verdi, di cui entrambi avremmo fatto parte. Io sempre nel comune di Cossato e lui a portare avanti le sue battaglie in minoranza nel comune di Biella. E sono stati anni belli di battaglie ambientaliste. In quegli anni i Verdi avevano, possiamo dire, percentuali tedesche nella provincia di Biella. E Gustavo, come ha ricordato Daniele, ha portato avanti molte battaglie senza guardare in faccia a nessuno, soprattutto battaglie rivolte agli ultimi, come sappiamo bene. E Daniele ha ricordato nell'invito che è stato fatto per questa giornata un pezzo che è uscito sul Bielesario del 1992, in cui si parlava della battaglia contro il CDA, questo mostro di cemento che poi venne realizzato nel centro di Biella, e la battaglia portata avanti da Lega Ambiente, da Gustavo, che era ancora in consiglio comunale e che voleva un giardino, uno spazio verde al centro di Biella e non altre macchine, non altro cemento. Le cose sono andate diversamente ed è stato bello leggere il ricordo di quella piantina, di quella betulla che come simbolo
vivente, simbolo vegetale di resistenza, era stata messa a dimora dove poi avrebbero dovuto sorgere le torri del CDA. Contavo, abbiamo fatto anche qualche viaggio, viaggiare con lui in macchina era un'esperienza abbastanza da incubo, perché imboccava strade contromano, perché parlava, si accalorava e parlava nonostante guidasse girandosi indietro, era stato girando indietro anche per 30 secondi. Mi ricordo in particolare un viaggio al carnevale tradizionale di Bagolino insieme a lui, sua moglie e a sua mamma. E Tavo è stato, oltre che un compagno di rotte politiche ambientali, anche un collega. E lui insegnante di francese alla scuola media di Chiavazza, io insegnante a Mosso. E ci sono state molte occasioni per fare venire Tavo a Mosso. La prima occasione è stata ancora a metà degli anni Ottanta, la battaglia contro la distruzione della baraggia, da una parte minacciata dalle risaie e dall'altra nella parte occidentale dagli insediamenti delle servitù militari. E Gustavo era venuto a parlare a scuola di questo tema di cui ci stavamo occupando, ma subito, nel giro di poco tempo, il tutto si era trasformato in canzoni, in danze, si era messo a insegnare le canzoni piemontesi e le danze popolari tradizionali ai nostri alunni, per cui era finito tutto con una festa, come spesso succedeva. E poi gli altri temi con cui c'è stata la possibilità di collaborare più volte successivamente negli anni 90 e fino a pochi anni prima della sua scomparsa hanno riguardato il mito dell'Homme Survey e naturalmente la vicenda dolcignana. Gustavo negli ultimi anni, come sappiamo, ha avuto parecchie vicissitudini dal punto di vista fisico, era stato operato diverse volte. Mi ricordo di essere andato a trovarlo all'ospedale di Biella dopo una delle operazioni, ed era il periodo in cui Tavo è andato vicinissimo a diventare il referente, il segretario nazionale della Federazione dei Verdi. Dopodiché ha proseguito nella sua battaglia, che al di là di quella politica era rivolta alle minoranze linguistiche e culturali di ogni genere, con un occhio particolare ai Rom, di cui era sincero conoscitore e amico. Ecco, sulla vicenda di Fradolcino abbiamo realizzato almeno un paio di volte degli spettacoli teatrali che poi con i nostri alunni, che poi abbiamo portato anche in giro per l'Italia. Mentre sull'Homme Survey, e qui ho portato purtroppo abbiamo solo più poche copie di questa pubblicazione, che è un caro ricordo di Tavo, avevamo realizzato uno spettacolo teatrale itinerante nella frazione Capomosso di Mosso nel 2001 e poi ancora nel 2004. Una rappresentazione molto particolare, perché dietro al mito del Homme Survey, altro mito molto caro a Tavo, c'erano grandissimi valori che abbiamo cercato di racchiudere in questa sceneggiatura. E la lingua ovviamente non poteva essere l'italiano. La lingua era prevalentemente il piemontese, ma non soltanto il piemontese. E nelle varie scene si parlava anche napoletano, si parlava arabo, si parlava slavo, si parlava somalo, si parlava tedesco, il francese, le lingue di cui erano portatori i nostri alunni. E vorrei concludere leggendovi un paio di parti della presentazione fatta proprio da Tavo.